Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Summer in the City. Oggi martedì 11 luglio, siamo qui, devo dire, in una eh, fresca mattina, un primo pomeriggio di luglio, perché da qualche ora su Milano è arrivato... Un qualche nuvola che anzi fa temere forse il peggio, qualche riversamento, qualche pioggia possa arrivare nella giornata. Noi, infatti, siamo già muniti, comunque, nel caso siamo sotto il nostro gazebo e sotto gli ombrelloni con le nostre telecamere, così almeno o che esca il sole o che esca la pioggia, siamo sempre ben riparati luglio, stagione calda, uno forse delle stagioni o dei mesi, anzi poi me lo dirà il nostro ospite di oggi, in cui tantissima gente sceglie anche di eh, sposarsi, nonostante anzi il caldo da dire, che insomma, sappiamo tutti quanto poi come ospiti soffriamo in certe situazioni. Perché parlo di matrimoni? Beh, perché oggi ospite qui con me abbiamo Maria Laura Piva che è una wedding planner. Piacere, buongiorno. Buongiorno, ciao, ciao Maria Laura. Uh, allora, una wedding planner nel, nell'immaginare di tutti quanti è colei che io non muovo un dito e mi organizza tutto il matrimonio senza che io abbia nessun tipo di stress, giusto? Sì, assolutamente. Una wedding planner crea sogni. Quindi organizza quello che gli sposi vorrebbero creare per il loro matrimonio, per il loro grande giorno, senza che ci sia tutta quell'ansia del, oddio, devo trovare il fotografo, devo trovare il vestito, non so come fare quel giorno, chi, chi farà la confettata, chi controllerà che il prete legge giusto. E quello è il nostro lavoro. Quindi, come wedding planner, noi ehm, realizziamo proprio sogni. Gli sposi di solito hanno più o meno un'idea di come vorrebbero il loro giorno concretizzarla è la parte più difficile e lì arriviamo noi <ride> quindi facciamo poi i salvatori dei matrimoni dicevo appunto d'estate tantissima gente si sposa in questo periodo tantissima. è uno dei periodi più caldi anche appunto dal punto di vista dei matrimoni <ride> oppure sono altri periodi dell'anno sì fino a qualche anno fa assolutamente giugno, luglio anche agosto a volte erano gettonatissimi eh. per la felicità degli invitati soprattutto Fazze. Adesso, con gli ultimi anni, che giugno è stato un po' ballerino, stanno cominciando a spostarsi un attimino anche più verso settembre, più verso i mesi un attimino invernali, oppure anticipare un attimino verso aprile. La primavera. Sì, tantissimi. A parte c'è sempre stata la passione anche per dicembre, tantissimi sì. matrimoni anche in dicembre. Sì, sì. Matrimoni natalizi. Case... Sì. A tanti piace l'idea di sposarsi a Natale a capodanno, anche perché comunque c'è questa un attimino magia, questo effetto regina delle nevi che piace sempre tanto. Uh, come ti è venuta l'idea di fare proprio la wedding planner? Non è una di quelle professioni che insomma vengono così. Mm. Mamma da grande voglio fare la wedding planner, <ride> non penso. No, non è proprio come le film di Jennifer Lopez, eh. che era già a giocare con le Barbie, no, assolutamente. Mi è venuta l'idea di fare la wedding planner perché prima facevo un lavoro totalmente diverso. Io lavoravo nel metalmeccanico come responsabile marketing, quindi proprio un'altra cosa, zero romanticismo. E mi sono accorta che la parte più bella del mio lavoro era organizzare eventi. Quindi ho deciso di provare a vedere se questa passione poteva davvero diventare il mio lavoro. E che cosa c'è di più bello, più romantico di un matrimonio? Cioè, È il momento più bello nella vita di una coppia e soprattutto mi piaceva tantissimo il fatto che fosse un po'... Ehm, a volte lo paragonano un po' come le prime a teatro, buona la prima. Okay. Non c'è il vabbè tanto posso sempre rimediare, no, quel giorno è unico, non è mai uguale l'uno all'altro, anche se a volte gli sposi potrebbero avere stili simili. Non è mai uguale uno all'altro, c'è sempre un'emozione diversa, un sorriso diverso, e lo fa diventare davvero qualcosa di magico. Tu da quanto tempo, eh, da quanto tempo è che fai questo lavoro? Dal 2014 e no, lavori 14. appunto, soprattutto, diciamo, tu, tu sei di base, come si dice in questi Milano. casi, a Milano. Sì. Eh, però, appunto, lavori in tutto il nord Italia, mi dicevi molto anche sui laghi. Tantissimo sui laghi, piacciono davvero tanto, sia il Lago di Como che il Lago Maggiore, di cui io sono una grandissima fan. Perché, comunque il Lago Maggiore, secondo me, è una magia unica. Tra le tre isole, la possibilità anche di eh, sposarsi direttamente sulle tre isole è bellissima. I laghi piacciono tantissimo agli sposi, perché comunque dà quell'effetto romantico, a volte va anche un po' quell'effetto alla 007 che piace tanto. Quindi sono davvero moltissimo gettonati, anche e soprattutto dagli stranieri. Tantissime coppie dall'estero vengono a casa. E appunto chi si rivolge a un wedding planner? Un wedding, da un wedding planner si rivolgono tantissime coppie, di tanti distrazione sociale diversa, di budget diversi, di sogni diversi. Um, al wedding planner si può rivolgere chiunque voglia sposarsi, chiunque voglia creare davvero il proprio matrimonio con qualcosa di unico, con un tocco personale. Mm, fino a poco tempo fa la figura del wedding planner non era gettonatissima, mm -hmm. non esisteva tantissimo. Eh, in realtà adesso si è riscoperto un attimino l'amore per creare il matrimonio proprio come un qualcosa di proprio, come un qualcosa di eh, molto personale e il wedding planner aiuta proprio in questo. Allora, prendiamo un po' più uno specifico di quello che <ride> hai fatto fino adesso. Ecco, che, se dovessi definire un matrimonio il particolare, diciamo, quello che più ti ha colpito per particolarità o richieste, qual è stato? Allora, è stato un matrimonio dell'anno scorso, molto molto bello, fatto sul Lago di Como. È stato un matrimonio che eh, è durato praticamente tre giorni: tre giorni di matrimonio. Tre giorni di matrimonio. Coppia di Milano. Coppia di Milano, okay. si sono voluti sposare sul Lago di Como perché era il luogo dove si sono dichiarati la prima volta e dove lui ha chiesto a lei di sposarsi quindi era proprio l'apice del loro romanticismo. E è stato un matrimonio di tre giorni perché il giorno prima la sposa ha voluto fare una giornata interamente con le sue damigelle e le sue testimoni. Abbiamo fatto una giornata totalmente al femminile, quindi il classico eh, rest al dinner soltanto femmine. Hanno voluto fare, ehm, diciamo così, una consulenza anche per come si porta l'abito e tutto. Io sono anche una stiletto master, quindi abbiamo fatto proprio il come si porta l'abito, come si porta il bouquet, come si gestisce il velo nel caso il velo decida di rimanere dentro la passatoia e non seguire la sposa. Cioè, queste cose anche un po' divertenti. Il giorno dopo c'è stato il vero e proprio matrimonio. Quella mezzanotte lui compiva gli anni. Quindi siamo passati da matrimonio a compleanno ed è stato molto carina come cosa perché è stata una coppia tenerissima e si facevano le sorprese a vicenda. E io sapevo che sorprese si stavano facendo e hanno rischiato tantissime volte di farsi la stessa sorpresa perché si conoscevano talmente tanto che continuavano a rifarti le stesse cose. Perché lei era una m, patita di mengoni. Sì. E allora lui le ha regalato i fuochi d'artificio musicali con proprio sotto la sua canzone preferita e lei lì si è sciolta. E eh, invece lei voleva fargli sempre quei fuochi d'artificio il buon compleanno amore. Ah. <ride> cioè rischiavano di farsi lo stesso regalo a vicenda. Però è stato un matrimonio veramente carinissimo. Sarà finito alle 4 del mattino. Del il terzo gi... giorno? Sì, cioè il giorno dopo <ride> eravamo, penso, dei cenci. Come, non fa... piedi. come fai a non affezionarti però poi? Alle coppie non volevo andare a vivere con loro anche a un certo punto. Insomma, eh, immagino sì. che farete mesi e mesi sì. di lavoro insieme e alla fine si fai parte anche di tutta la famiglia. Sì, tantissimissima. Infatti, alcune coppie vado ancora a cena a casa loro. Tante volte mi invitano, continuiamo, diventiamo anche amici. Ci sono coppie che davvero diventano amici di lunghissima data, quindi alla fine si sviluppa un buon rapporto perché. Ah, non sembra tantissimo, ma io vivo praticamente a casa loro a un certo punto, sì, sì, perché quando comincia farlo. ad arrivare quella data, anche soltanto un «Laura, c'ho l'ansia, vieni a cena a casa nostra, parliamo, ci beviamo un caffè, mi rassicuro, va bene, ok?» Quindi si diventa veramente una sorella. In che cosa consiste proprio il lavoro del wedding planner nel tuo caso? Mi dicevi che si può dividere anche in tre, in tre macro aree, no? Sì, il wedding planner in realtà è una categoria che viene molto generalizzata. Wedding planner vuol dire tutto, vuol dire niente. In realtà ci sono tre figure principali nel matrimonio. cioè il wedding planner, il wedding designer e il wedding coordinator. Il wedding planner è colui che pianifica. Quindi è il classico uh, gestisco il budget, controllo che... Uh, I fornitori stiano nel budget degli sposi È una cosa molto più economica Quindi è proprio la parte di pianificazione Di timeline della giornata Di quando succederà cosa Chi farà succedere la cosa Il wedding designer invece è quello che crea il fil rouge Quindi crea il mood board del matrimonio Crea cioè, i colori crea, Il fil rouge Il filo no, conduttore Il, mood... il mood, board. mood board Il mood board la è... cosa che è lunga, va sulle onde No, è. <ride> no. No, quello no. Il moodboard è praticamente, ehm, possiamo chiamarlo. Io arrivavo a Massimo al, al Tablo di Mariage, arrivavo lì. È okay. oltre... <ride> eh, il Moodboard. board fa parte del Tablo di de Mariage, ah, okay. quindi non è tanto lontano. È ah, il e cavalletto re... che lo tiene su. No, sì, non no. è quello. <ride> no, no, no. no. Moodboard. Moodboard è praticamente una m, tavolozza. Proprio per dirlo terra a terra, su cui gli sposi possono vedere quello che sarà davvero il loro matrimonio. Quindi lì si fa vedere, per esempio, un esempio di torta, un bozzetto di come verrà addobbata la chiesa, di come verrà addobbata la sala del ricevimento, eh, a volte lì si suggerisce anche la palette colori, quindi proprio lì si fa vedere i colori principali su cui verterà il matrimonio. È una fotografia attraverso la quale gli sposi possono vedere come più o meno potrebbe venire quel giorno, quindi se ne fanno un'idea. Perché, comunque, non tutti ci si spodano tutti i giorni, quindi non è che si ha già idea. Meno, meno male. Diciamo. <ride> Hai avuto clienti che sono tornati? <ride> Ho avuto clienti che sono tornati per i battesimi. Ah, che okay, no. Non lo sapevo se avevano fatto <ride> un altro matrimonio. matrimonio anche. No, non ancora. In America, ancora no. in America sta venendo l'idea di fare le feste per i divorzi, però ancora in Italia ah. non c'è. Quindi, sì, insomma, non è ancora arrivata questo moda. Aspettiamo che arrivi. Allora, rimaniamo un po' nelle storie, quelle un po' strane. Sì. e eh, invece i matrimoni che all'ultimo secondo non si sono celebrati? Eh, aia, esistono sì. veramente? Eh? Esistono, esistono, purtroppo esistono. Perché ci sono tante coppie che a volte, nel momento in cui devono dire il sì, eh sì alcuni si spaventano. Mi è successa, un paio di coppie sono successe, e lì sta molto nella grande classe dell'altro. Perché vi porto un esempio, una coppia che è arrivata in Italia per sposarsi, eh, lei era straniera, lui era italiano, nel momento in cui hanno fatto il Rassard Dinner, che è la, la cena prima, una uh -huh. cosa molto americana, eh, tutto bene, quella mattina a lettera in camera, mi dispiace non me la sento, ho preso un e sono tornata a New York. Era stata la cena della sera prima, aveva mangiato pesante. è probabile, non, non ci è cioè, lei è tornata a New York. Lei è tornata a casa Così. e lì è stata la gran classe di, di lui e del padre di lui che hanno detto: Senti, togliete tutto, ogni riferimento al matrimonio, eh, togliete marcia nuziale, avvisate prete, eh, togliete tutto, facciamo una cena di famiglia. E quindi diciamo, hanno... era, tutto, era tutto pagato quindi. Eh sì. In quel andato caso, andato qua. come funziona, infatti? Cioè, lì è tutto, vai, eh, è tutto buttato lì. Sì. Eh, purtroppo. Quel, se succede quella mattina. Eh, sì, perché siamo tutti lì. E quindi. Manca proprio solo la sposa o lo sposo. Purtroppo. Potrebbe trovare delle cottofigure. Potreste proporre eh, anche magari. Sì, mettiamo il soldo. dei secondi sposi, seconde eh, spose. Da poter sì. utilizzare nel caso il primo abbia un ripensamento. Invece, torniamo magari a qualche richiesta un po' strana che ti hanno fatto proprio su un matrimonio. Perché, perché cioè, voi riuscite veramente a trovare la qualunque. Sì. Sì, sì, il concetto è trovare la qualunque, okay. assolutamente. Eh, mi è successo, per esempio, di eh, trovare persino la ragazza che alla mongolfiera scendeva e faceva l'acrobata, che è bellissimo è bellissimo già trovare una mongolfiera non credo sia facilissimo no, trovare una comata che scende in una mongolfiera forse no, ma ancora peggio la location che te lo faccia fare Vabbè anche, sì. tutti ti guardano tipo no questa si non te lo faccio fare nella mia location prima che mi trovo anche questo problema no, la, la cosa più complicata è stata quando mi è stata richiesta la mangiatrice di fuoco quella davvero è stato un po' un problema sì, cosa, cioè, tu quel giorno sei stato su google e hai scritto mangiatrice di fuoco Così hai fatto? Nel eh, senso. Purtroppo sì. Perché, esatto, no, voglio cioè. la mangiatrice di fuoco. In che senso? Perché ho avuto No, non ho capito male. Cioè, ah, no, la mangiatrice di fuoco va bene, e eh, ok. <ride> Quindi ci sono le agenzie di eventi circensi. Ormai parla, veramente conoscerai. Qualunque stranezza esista sì. uh, in Italia, quindi ci confermi che volendo noi potremmo avere qui domani una mangiatrice di fuoco. Sì, sì, volendo Ando sì perché mai... è di Milano. Sì, ah, perché è sì. di Milano, quindi perfetto. Assolutamente. Anzi, mi interessa veramente se ne parliamo. Uh, siamo quasi in chiusura. Ci ricordi, cioè ci dia un po' le tue coordinate, come fare a contattarti? Assolutamente, allora potete trovarmi, visto che siamo una società dei social, un po' dovunque sui social, eh, il mio sito è pivaeventi.it, eh, a livello Facebook sono conosciuta come Belset Candles, quindi Belset Candles, e anche su Instagram, eh, su il sito trovate tutti i miei riferimenti, mi raccomando. Ehm... In ultimo, se dovessimo dire perché contattare una wedding planner? Cioè tanto diciamo, no, no ma io sono bravo a fare questo, cioè, sono bravo a fare, poi c'è sì. mio zio che fa con la telecamera le riprese, sì. eh, c'è mio cugino che è bravissimo a fare il grafico, mi fa tutti i bigliettini. E perché la... invece devo scegliere, eh, un scegliere wedding una wedding planner. planner? La wedding planner va scelta perché è un, una consulenza, è un supporto. Tutti siamo in grado di fare qualcosa da soli, la qualità di quello che sappiamo fare da soli varia, comunque noi siamo dei professionisti che studiamo anni per poter fare questo lavoro. E una cosa che molte volte non viene calcolata, noi siamo un risparmio per la coppia, perché comunque noi siamo quel cliente fidelizzato che tutti i fornitori non possono vedere negli sposi perché ci si sposa una volta sola, appunto. Quindi tante volte noi riusciamo veramente a creare dei sogni. Enormi con budget piccolissimi, non è vero che il wedding planner serve soltanto per chi ha 100-200 mila euro di budget in matrimonio. Tante volte le cose più belle, più sentite, più romantiche vengono con chi ha davvero dei budget piccolissimi perché capisci lì il fatto che ti sposi davvero per amore, ti sposi perché non mi importa anche se devo andare in giro con i bicchieri di chi se ne frega e mi voglio sposare. Sì. Lì la wedding planner allora, ti viene in compenso. E parliamo di questi sporchi soldi: <ride> quant'è un budget piccolo che tu dici posso sposarmi con cioè, una Budget piccolo, allora dipende tutto dagli invitati, okay. è una cosa bruttissima da dire, ma dipende tutto da quanti invitati uno abbia, però matrimoni piccoli anche con 10.000 euro ce la si cava. Mm -hmm. cioè Tante volte uno dice no, 10.000 euro sono pochissimi, ho un budget miso non è vero. cioè Se si è in due e ci si sposa, adesso c'è la moda dell'elopement, che è la fuga d'amore, però ha trovato anche lei okay. il nome inglese, la fuga d'amore, lui, lei, via, si va a Venezia e ci si saluta okay. tutti. Lì ce la si cava anche veramente con pochissimo. cioè Il budget dipende davvero da che cosa vuole una fare una eh, persona. Calore, il avuto... matrimonio diciamo, più intimo che hai avuto, quanti ospiti aveva? 50. 50 ospiti, 50 ospiti, soltanto amici, nessun parente, soltanto loro. Tavolata imperiale tutti insieme, la classica scritta: state quanto volete, rimanete quanto potete, siamo una famiglia e via. Molto russico, molto bello. Quello invece con i più ospiti che hai avuto? più ospiti? 250. 250? Eh, non è... Io neanche li conosco, 250 persone. <ride> però <ride> non sono riuscita a invitare 250 persone. Erano veramente tantissimi, però lì era arrivato all'invito i parenti di quinto grado, sesto grado. Però ce ne sono, ci sono anche chi sfiora i 400 Ah, Ci sono veramente matrimoni che sfiorano anche 400 le mie colleghe le hanno fatte, 400-450 persone. Siamo una città. Infatti, è un piccolo, piccolo comune, <ride> sì. un piccolo comune di montagna, pensato, sì, assolutamente. Ci sono città con meno abitanti. Sì, 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 sì sicuramente. Eh, sì, 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 assolutamente però sono matrimoni, mh, a volte quelli più piccoli sono anche matrimoni molto belli, molto intimi, mm. molto carini perché alla fine tante volte si rischia di invitare parente quinto, quarto, sesto grado perché mi ha invitato lui, sì. quindi invitarlo io invece quando si invitano Beh, anche per proprio... per la busta lo si fa, dai diciamocelo Tanti sì diciamo! si svolta per la busta e per la lista nozze Sì, cioè, come, come si quello. diceva in Shakespeare in love sono il Bildenaro, Denaro quindi sì, <ride> sì. <ride> a volte sì però a volte si invitano anche proprio perché si sì, cioè, dice: Mi voglio sposare, mi sposo una volta, dovete saperlo tutti. E quindi via. Si 600 persone che si trovano. Così che diciamo: niente. ci si può sposare anche più di una volta. volendo. Ci si può sposare più di una volta. Adesso sta venendo un po' la moda: ci si sposano. con la stessa civile. persona volendo. Sì, si, volendo, si sposa eh, a livello cioè, civile. Non specialmente cambiando lo sposo allo sposo. Sì, sì. Si sposano in comune sì? e poi si sposano con rito simbolico a volte, sì? che sono carinissimi, o con rito proprio cattolico. Eh. E fanno la cerimonia più avanti quando vorranno avere i 200 invitati. Ecco perché una cosa eh, proprio tecnica che ti chiedo: con il rito civile ci si può sposare solo in comune, vero? Non ci si può sposare eh, mm, fuori no, dal no, comune. Ci si, come si può come sposare funzionare? anche fuori dal comune. Allora, cioè, se vogliamo sposarci qui in cortile, non si può. No, okay. no, no, no. Qui in cortile, no. C'è cioè, bisogno che eh, la location, che ci sono alcuni posti in cui sì. si può sposare con il rito effettivo civile, abbia ceduto parte del suo territorio al comune. Ah, okay. Quindi in realtà è come se fossi in comune, ma non sei in comune lì ti puoi sposare ma allora sposarci la strada è del comune no eh, non, lo... non lo so <ride> <ride> no, allora... ci, sono delle zo... ci sono delle location registrate sì. diciamo sì, 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 sì. in cui il comune Come il mio ne ha alcune ad esempio non sì, so sì palazzo dottere. reale okay. in primis palazzo reale che è bellissimo uh -huh. Perché adesso so che tutti, tutti i matrimoni vengono fatti nella uh, sala degli specchi sì. di Liput, in Piazza del Duomo. Sì, eh, sì. Ci sono altre location che uno può. Sì, chiedere. ci sono anche altre location, ah, okay. ci sono anche altre location fuori Milano, perché non ah, è okay. necessario sposarsi per forza nel proprio comune. Okay. Ci, può, ci si può sposare anche in altri comuni. Quindi non nulla osta per sposarsi. Sì, ah, okay, sì, perfetto. sì. A volte neanche c'è bisogno del sindaco perché si può chiedere anche a un proprio amico di sposarsi. Ah, Quel giorno diventa sindaco. Ah. Che è una cosa molto carina, perché alla fine. Diventa ancora più intimo perché è un tuo amico che ti sposa. L'importante è che non sia un parente, per il resto, può sposare chiunque. Te avere il hanno già chiesto, sì, me ah. l'hanno chiesto. Ma degli <ride> amici tuoi, o che prima cioè, da wedding planner sei passata? Frate? No, da wedding planner ah. mi hanno chiesto perché, infatti, sarà un matrimonio di settembre e siamo diventati piuttosto amici, quindi loro. Mi adorano, sono contenta E mi hanno chiesto appunto di poter celebrare direttamente io il matrimonio Adesso stiamo vedendo di poterlo fare Quindi quel giorno ci avrò anche la fascia da sindaco Bellissimo. Quindi sarò wedding planner sindaco Con la fascia tricolore infatti <ride> Sì sì, sono bellissima cioè, la, la sindaca delle wedding planner d'Italia quel giorno sì. Infatti <ride> <ride> penso che andrò in giro anche con un po' di tipo ah, Sono sindaco, buongiorno Puoi fare un qualche delibera così Sì, all'ultimo all minuto attimo. Nel comune di, dov'è che sarà? Il il sarà la Salvirola Dove? Cremona. Ah, ok, ok. La <ride> zona di Cremona dice, appunto, qualsiasi zona ormai ci si sposa veramente ovunque. Sì, sì, cioè, ci si sposa davvero non ovunque più ormai i luoghi del cuore. Cioè, sono luoghi del cuore di ognuno di sì. Sì, 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 soprattutto perché adesso piace molto l'idea di avere tutto personalizzato al 100%. Cioè, è una cosa che cerca di. Ci moltissimi. si sposa ancora in chiesa come una volta normalmente? Sì, oppure... sì, sì. sì C'è ancora chi fa. No, è la mia parrocchia, mi sposo lì, okay. <ride> poi vado a due ore di distanza. <ride> C'è ancora chi ha questo sentimento verso la parrocchia. Il Corridor Civile, come, come si teme? Cioè, riuscite anche lì a organizzare sì. a personalizzarlo? Sì, assolutamente, perché comunque ci sono alcuni comuni che permettono non soltanto la lettura del codice, ma permettono anche di scambiarsi le promesse, quindi okay. una cosa anche molto carina alcuni danno persino la possibilità di avere quei dieci minuti per fare il rito simbolico, soprattutto quando si è in una location, perché comunque al comune è molto un... c'è mezz'ora, quindi non è che si può stare lì a ci gestiare. In location permettono molte volte di fare questa cosa, quindi si può fare... Il rito simbolico, l'hai già nominato un paio di volte, cosa si intende? Com'è? Il rito simbolico, praticamente, è nato, soprattutto preso da altre religioni, da simbologie pagane, tanti. Siamo un rito laico, diciamo. Sì, è un rito laico. È un modo per avere quella sacralità anche durante un matrimonio civile il più gettonato è il rito della sabbia che è molto bello il rito della sabbia consiste nell'avere lei ha un vaso con dentro una sabbia di un colore e lui un altro c'è cioè un vaso completamente vuoto quando loro fanno le promesse prima versa la sabbia uno, poi versa la sabbia l'altro, poi la versano insieme dovrebbe simboleggiare il fatto che io sono una persona singola, tu sei una persona singola ma insieme siamo un'altra persona ancora okay. ed è molto bello Sinistro. perché quello rimane quello rimane agli sposi di solito io faccio mettere proprio sopra una candela con le loro iniziali incise così quando loro l'accendono la sciolgono mettono praticamente il tappo al vaso con la sabbia e loro ce l'hanno lì ed è una cosa molto molto carina molto tenera perché comunque è una qualcosa che ti rimane quanto bisogna essere romantici per fare il wedding planner? Cioè, stavo pensando adesso tanto. mentre me ne parlavi che col mio cinismo mi viene in mente di tutto. Cioè, la sabbia penso, è bruttissimo ma io penso alla sabbia del gatto. Quindi, cioè, è una cosa orribile da <ride> Vabbè, pensare. Sono un, cinico, sono un cinico schifoso, diciamo. Invece bisogna essere, cioè, ti vedevo, ti stavi illuminando, ti stavi ancora emozionando per questa eh, cosa. Eh sì, mi emoziono Quanto tanto. Quanto bisogna, cioè, bisogna essere tanto romantici? Sì, per fare questo lavoro sì. Perché comunque... In quel momento prendi tutta l'ansia, tutte le paure di una coppia, ma tu sei già lì che li vedi. Tu li vedi già vestiti, con l'abito da sposa. Io, io piango ancora quando lei entra in chiesa, eh. cioè mi vengo presa in giro da tutti perché ogni volta che vedo lei che entra, vedo lui che si illumina perché la vede arrivare, io basta. Sono una fontana in un angolo sei poi la zia di giù di Giudi tutte quante. Sì, 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 sono quella proprio, oh, Dio, è bellissima. Poi vado via perché se un po' di contegno, professionalità. Non è che posso farmi vedere lì in lacrime perché la vedo in abito. Domanda personale: tu sei sposata? Sì, sì, sono sposata. sono sposata prima o dopo di aver fatto la wedding play? Mi sono sposata prima. Quindi non hai potuto fare tante cose? <ride> no, tante cose. No, ma infatti ogni tanto pe... ci Sto penso Ho l'anniversario per poterlo rifare. Sto aspettando i dieci anni, le ho già detto <ride> a mio marito. sai che per i dieci anni l'abito è lì, perché quell'abito. No, non posso averlo messo solo una volta nella mia vita, quindi quell'abito è lì. E dieci anni preparati, perché tu avrai le, il rinnovo delle promesse, stile americano, e si fa il matrimonio proprio di quelli megantosfere E poi finirò per farlo uguale come quando mi sono sposata, quindi va benissimo così. Va bene, non so allora, ricordiamo ancora le tue coordinate eh, sui social, il tuo sito internet. Eh, allora, il mio sito internet è www.pivaeventi.it su Facebook mi potete trovare come Bells at Candles e quindi con la et Latina, mi raccomando. Semplicissimo. Sì, tantissimo. <ride> mi sono voluta molto male. Se cerchiamo Maria Laura prima ti troviamo con me. Sì, Sì, eh? Maria Laura prima oh, mi perfetto. trovate, quindi nessun problema, okay. assolutamente. Anche su Instagram, però sul sito c'è tutto, quindi potete trovare tutte le generalità lì, assolutamente. Facciamo un matrimonio quando ce l'hai? Il prossimo matrimonio è a settembre Ah, quindi adesso è un po' di vacanza Sì, un pochino, un po pochino bisogna organizzare quello a settembre eh, Quanto quindi. ci vuole per organizzare un matrimonio? Allora, quanto tempo prima devo chiamarti quando mi devo sposare? Per farmi molto felice cioè, sì, un non anno sposo, quindi non tranquilla. <ride> Per Però... farmi molto felice con tutta calma, serenità, un anno Un anno? Sì, per... allora, i flash, sei mesi, non dormire la notte ce la facciamo però un annetto, perché comunque l'abito da sposa, cioè vogliamo farglielo provare quest'abito a sta ragazza ogni tanto, quindi l'abito da sposa un eh, sei mesi per farlo. Cioè, allora, i, ci sono atelier anche strepitosi che io non so come facciano, hanno le fatine dentro alla sartoria, perché ce la fanno anche in una notte a fare l'abito, però lì comunque. Si, si alza si anche si tantissimo si si il budget per stare tranquilli sereni hai avuto qualche invece qualcuno che ha avuto fatte richieste proprio last minute sì 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 ce l'abbiamo fatta in quattro mesi quattro mesi detto ecco, fra quattro mesi mi sposo sì e io ho finito praticamente il, il giorno dopo il matrimonio, eravamo tre cenci. Io e gli sposi, cioè non ce la facevamo praticamente più. E sì, abbiamo fatto tutto velocissimo. Era proprio vai vai vai, veloce, 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 e ce l'abbiamo fatta. Quindi smettiamo di prendere in giro le nostre amiche su Facebook che scrivono fa un anno, mi sposo. Perché anzi, quello è il tempo giusto. Sì, sì, per stare tranquilli, assolutamente. A questo punto la Wedding Plena sì. e non avere sulla coscienza, poi, a fine del matrimonio, una persona sulla propria coscienza. Sì. Va bene. Maria Laura, grazie mille davvero grazie di essere stata qui con noi, ospite. Eh, ti seguiremo sicuramente sui social, no. poi immagino insomma ci sono anche testimonianze di quello che fa certo madre, assolutamente vi si, vi, vi si può seguire, credo che qualsiasi servizio esistente voi lo, lo, lo avete? Sì, praticamente tutti. Perfetto, Perfetto. Allora, allora grazie mille, grazie alla prossima allora. Grazie. Okay. Grazie tantissimo anche a voi che ci avete seguito, ci vediamo domani sempre qui in diretta su Milano News, domani a diretta sarà alle 13.30, ritorniamo al nostro orario classico e poi andremo avanti ancora così per fino a due settimane ancora in circa. Fino alla fine di luglio, dopodiché vi saluteremo andremo per vacanza, ma poi torneremo sicuramente qui ancora a raccontarvi la città di Milano e della città metropolitana. Grazie mille, arrivederci e a presto